di segreteria, constatata la presenza del numero legale, dichiariamo valida la seduta. Diamo la parola al consigliere Santi Emanuele, che ha chiesto il raddoppio dei tempi. A lei la parola, consigliere. Grazie, eccellenza. Intervengo volentieri rispetto a questo comma, che è l'assestamento di bilancio, anche perché ci dà lo spunto di fare tutta una serie di considerazioni rispetto a quello che è stato il report del Fondo Monetario che è arrivato in questi giorni, che fa, diciamo, una fotografia sintetica ma efficace di quello che è lo stato dell'arte del nostro Paese. E io devo dire che, partendo proprio in fila rispetto a quelle che sono le raccomandazioni, credo che lo stesso Fondo Monetario, che rimarca un tasso di crescita dell'8,7% e una piena occupazione altissima, credo che questo sia un dato da sottolineare e da rimarcare, perché nonostante tutte le difficoltà che abbiamo trovato in questi 3 anni, soprattutto a causa della crisi pandemica, il nostro Paese ha tenuto molto bene e ce lo riconoscono, e nonostante, dicevo, la crisi pandemica, i dati ci incoraggiano ad andare avanti, e che se ne dica, l'azione, credo, che di questa maggioranza, di questo governo. Sì, grazie eccellenza. Dicevo, quindi, questi dati denotano che il nostro Paese ha tenuto, e quindi sono di incoraggiamento e di, insomma, un premio anche a quello che questo governo, questa maggioranza, nonostante tutte le critiche che anche oggi ho sentito, stanno portando avanti. Chiaramente non abbiamo fatto tutto bene e dobbiamo fare ancora qualcosa, però il fatto che abbiamo un Paese che sta tenendo, questo è un dato incoraggiante. Poi il Fondo Monetario, devo dire che fa una considerazione importante sul fatto dell'energia, dell'aumento del gas, in questi prezzi che sono impazziti, e le loro ripercussioni che potrebbero avere sulla tenuta del nostro Paese, ma credo a livello generale di tutti i Paesi. E credo che questo tema non sia da sottovalutare, anzi, noi come governo, come maggioranza, l'AS, già all'inizio di quest'anno abbiamo sottoscritto un contratto finanziario che ci mette a riparo, e questo viene sottolineato dal Fondo Monetario, dagli aumenti dei prezzi, ovvero abbiamo fissato un prezzo a 0,44. Ora dobbiamo fare delle valutazioni, e qui il governo, insomma, anche oggi ha detto che si stanno facendo mettendo in campo tutte le azioni affinché ci sia un approvvigionamento del gas immediato per coprire il fabbisogno dei prossimi mesi, soprattutto, e rispetto anche al monitoraggio di questo prezzo che a oggi, insomma, è ancora ballerino. E devo dire che, se mi sento di dire, che è importante in questo momento fissare un delta che consenta, no, automatico, che consenta degli aumenti automatici se ci sono degli aumenti di costo, quindi che il ricavo per l'azienda sia, mantenga in equilibrio anche il bilancio dell'azienda, che sia sostenibile. E credo che su questo tema, al di là delle considerazioni fatte, dovremo tenere monitorato il fatto che comunque gli aumenti non devono essere oltre, perché oggi sappiamo che comunque il bilancio di ASI deve coprire anche tutta una serie di servizi in perdita, ma che non può essere troppo sovraccaricato neanche l'utenza. E qui dovremo mettere in campo delle politiche per difendere le categorie più deboli e le persone più esposte. E credo che nella legge di bilancio il governo porterà in questo senso. Io credo che comunque sia importante in questo momento anche capire quale possa essere un prezzo eventuale di uscita da questo contratto, in modo tale, sappiamo che è un derivato, sappiamo che il derivato ha delle fluttuazioni molto alte, in modo tale che oggi sappiamo che guadagniamo tanto se lo vendiamo, ma che non andiamo sotto quella soglia minima che poi ci consenta
di perdere, questo non sarebbe possibile. Quindi sull'energia credo che il Fondo Monetario stesso dice un allert importante, perché di fatto è il tema dei temi e che potrà avere ripercussioni importanti a tutti i livelli e anche in tutti gli altri stati. Poi il Fondo Monetario tratta il tema del debito, ovvero un possibile rollover che in questo momento, sia per il declassamento di Fitch sia per l'aumento dei tassi, a noi ci può rendere rischioso il fatto di andarlo a rinnovare a dei tassi competitivi. Chiaro che noi come obiettivo dobbiamo avere quello di mettere in campo tutte le... Scusate, c'è un brusio che dà veramente fastidio a chi sta intervenendo e anche a chi vuole ascoltare. Vi preghiamo di fare più silenzio. Prego, consigliere Santi. Sì, grazie eccellenza. Dopo cena si vede che c'è una buona verve. No, dicevo, è importante in questo momento, e il Fondo Monetario stesso dice di percorrere delle strade, sia interne che esterne, ma quindi di fare attenzione al rollover, ma di fare attenzione ai tassi di interesse, perché possono essere, insomma, se un tasso è troppo alto, poi ha delle ripercussioni serie sul bilancio dello Stato. E io credo che il grande tema, la grande sfida, che poi è quella che ritroviamo anche qui nelle considerazioni del Fondo Monetario, è quello del bilancio dello Stato. Oggi abbiamo un bilancio, purtroppo, anche dovuto, no, a tutta una serie di interventi che per varie vicissitudini non siamo riusciti ancora a fare, ma che stiamo mettendo in campo, un bilancio che tra entrate e uscite ancora ha un disavanzo importante per oltre 70 milioni circa, 65-70 milioni, adesso non ho fatto i calcoli precisi. Però questo devo dire che nonostante il disavanzo sia ancora importante, a livello di entrate rispetto a questo assestamento ci sono dei fattori positivi, perché non è solo l'occupazione e la crescita. Abbiamo avuto un aumento del gettito IGR per oltre 13 milioni di euro, ad esempio, in più di quello preventivato. Abbiamo un gettito monofase superiore di 6 milioni rispetto a quello preventivato. Ci sono tutta una serie di imposte che stanno andando meglio rispetto al previsto. Scusate. Grazie eccellenza, grazie. No, dicevo, quindi, se da una parte è apprezzabile il fatto che le entrate confermano, insomma, che le stime che avevamo sottostimato tutta una serie di entrate, quindi con questo assestamento andiamo, no, a certificare che le entrate dello Stato stanno andando meglio, ci sono anche tutta una serie di uscite che al momento, insomma, ci vede che abbiamo avuto dei risparmi importanti. È chiaro che ancora il gap è molto importante, è chiaro che mancano quelle riforme che ci siamo impegnati a portare avanti, e credo che con la riforma delle pensioni soprattutto in questo momento si va a mettere un freno a un'emorragia che ci ha consentito, insomma, in questi anni di arrivare a un gap fra prestazioni erogate e contributi incassati di oltre 75 milioni, quindi lì doveva esserci un intervento almeno 10 anni fa. Oggi ci ritroviamo con un provvedimento importante, non è un provvedimentino, che andrà a stabilizzare questo gap almeno per i prossimi 10 anni. È chiaro che in questo momento saremo impegnati alla riforma del lavoro e, a mio avviso, insomma, è importantissimo divenire alla terza riforma più importante, ovvero quella dell'IGR, che è quella poi che richiama lo stesso Fondo Monetario, che è quella che poi, no, di fatto dà la base del gettito, che oggi ve lo voglio ricordare, il gettito dell'IGR è comunque un terzo delle entrate dello Stato, quasi 129 milioni. È chiaro che lì, vedendo anche i numeri, la relazione che ci ha dato il segretario Gatti, ci sono tutta una serie di deduzioni e detrazioni su cui poter agire per cercare, insomma, di aumentare questa media, soprattutto per le fasce più ricche,
che oggi diciamo è a livelli molto molto bassi, perché dicevo, se da una parte abbiamo un welfare ancora molto importante che costa tanto, dall'altra parte abbiamo una contribuzione da parte di tutti noi che ancora a mio avviso è a livelli molto bassi, che se in un periodo di vacche grasse era consentito, cioè avevamo comunque un bilancio che teneva, oggi è importante comunque cercare di pareggiare anche questo gap attraverso il contributo di tutti, soprattutto delle fasce più abbienti. Quindi dicevo, entrate e uscite in questo momento si deve insomma cercare, soprattutto nella prossima legge di bilancio, cercare di ridurre ancora ulteriormente questo gap di bilancio che ancora abbiamo, però credo che insomma ci sono dei buoni presupposti per portare avanti anche questa situazione. E devo dire che insomma anche il Fondo Monetario rimarca un altro provvedimento che manca, ovvero quello degli NPL, che ad oggi diciamo è un provvedimento che è rimasto sulla carta, e lì sarà una grossa partita da giocare. Ancora oggi questi NPL pesano molto sul bilancio delle banche, e credo che anche su questa situazione ci sono dei presupposti, chiaramente li valuteremo passo per passo per cercare insomma di dare ossigeno alle banche e risolvere anche questo problema. Dicevo, oggi ce ne prestiamo un assestamento che di fatto conferma la bontà che insomma le misure intraprese e riconosciute dallo stesso Fondo Monetario abbiamo messo in campo. Credo che sia una buona partenza, una buona base per continuare insomma in questo percorso di riforma, perché non possiamo sempre dire che va tutto male. È chiaro che dobbiamo fare ancora di più, abbiamo ancora della strada da percorrere, però insomma al di là di che se ne dica, anche oggi ho visto che escono continuamente articoli spifferi dalla maggioranza di problemi. Questa maggioranza ha tutta la volontà di andare avanti, di fare le riforme soprattutto, e di mettere in campo quei provvedimenti che sono utili al Paese. Chiudo qua, grazie.